al di là, diciamo, dei risparmi che derivano dall'applicazione della legge 1 sui tagli e costi della politica, a noi preme rilevare che all'interno di questo rendiconto c'è ancora una voce sulla quale non si è inciso e sul quale nel corso dello scorso anno noi abbiamo tentato in tutti i modi di incidere, ed è la voce U10206 che ammonta a 5.177.031 euro, e questa è la voce che è quella dei vitalizi. Ovviamente i vitalizi da questa legislatura non verranno più percepiti dai consiglieri di questa legislatura, ma sono i vitalizi che eroghiamo ancora ai consiglieri delle legislature precedenti. Abbiamo tentato in tanti interventi e abbiamo anche presentato un progetto di legge che in questo momento è in stand-by, perché noi aspettiamo ancora una risposta e una controproposta dal Partito Democratico, che ha preso l'impegno in quest'Aula. La scadenza di quell'impegno si avvicina, e questi 5 milioni di euro sicuramente, grazie agli interventi che noi avevamo proposto e che stiamo proponendo, sarebbero sicuramente diminuiti. Quindi ovviamente, al di là dei risparmi che si stanno attuando, questo mancato risparmio per noi è una carenza molto grave, ed è una mancanza molto grave e un'ingiustizia nei confronti di tutti quei cittadini che e si stanno vedendo ritagliare la loro pensione, mentre i consiglieri precedenti delle precedenti legislature non vedono intaccato questo diritto, che ormai è un che non è un diritto, ma rimane un privilegio. Per questo motivo voteremo contrario. Grazie.